Buongiorno a tutti e bentornati sui nostri schermi di Casa del Sole TV. Iscrivetevi ai nostri canali su YouTube, Rumble e Odyssey per sostenerci e sosteneteci anche economicamente, ne abbiamo bisogno. Lo potete fare facilmente dal sito web, dalla nostra pagina www.casadelsole.tv barra sostienici, dove potete o abbonarvi o inviarci un contributo volontario. Oggi siamo qui a parlare di attualità, di coinvolgimento dell'Italia nella guerra e di questioni economiche anche. Lo facciamo con lo scrittore, docente universitario e membro degli Scienziati per il Disarmo, USPID, Mario Da Cunto. Buongiorno Mario. Buongiorno Jeff e benvenuto a tutte le persone che ci seguono. Dunque Mario, Jeff Halper, che è un cittadino israeliano e storico animatore dell'ICAD, Comitato israeliano contro la demolizione delle case dei palestinesi, qualche giorno fa ha chiesto lo stop del genocidio. Ma mentre parliamo, le bombe continuano a cascare su Gaza e sulla Cisgiordania. Mentre l'ultima volta che sei stato nostro ospite c'era una sola guerra principale, perché poi ce ne sono anche altre, combattuta in Ucraina fra Occidente e Russia, mentre adesso la guerra si è sdoppiata in Medio Oriente e andando oltre i giudizi, che comunque non sono vietati, possiamo dire che siamo in un'economia di guerra dove la società Leonardo e altre affiliate ricevono delle belle commissioni da Washington, ma la gente comune per lo più non sa come fare la spesa. Che atmosfera c'è nell'Università di Pisa? E siccome fra Pisa e Livorno abbiamo una base statunitense che è diventata sempre più grande negli anni, ma che tutti fingono di non vedere, e che tu in un articolo del 2019, fra l'altro, hai definito il convitato di pietra. Ti chiedo quanto influisce la presenza di queste basi, c'è cioè Camp Darby, ma ce ne sono tante altre, nell'economia nazionale e locale. E se l'economia di guerra è l'adeguamento di un sistema produttivo nazionale allo sforzo bellico, cosa significa per i ricercatori come te, per il mondo della ricerca, essere in un'economia di guerra? Sono due o tre domande insieme, Sì, Mario. allora cerco di articolare un po' appunto una risposta che tocca i vari punti che hai enunciato. Allora, fondamentalmente noi viviamo in una realtà economica che è dominata dagli apparati industriali e militari. Quindi l'economia è fondata fondamentalmente diciamo, sulla guerra anche quando questa non viene combattuta. Il motivo fondamentale del perché noi oggi abbiamo bisogno di guerra è dovuto al tipo di sistema economico e sociale nel quale viviamo, che è il capitalismo. Purtroppo l'essere umano si è sempre caratterizzato per fare guerre, però prima dell'era capitalista faceva guerre per appropriarsi di risorse, di ricchezze e di avere schiavi a disposizione. Con l'avvento del capitalismo la guerra si fa per motivi praticamente opposti, anche se poi la funzione è la stessa, cioè per rilanciare diciamo, dei nuovi cicli di economici di profitto nel momento in cui tu hai una crisi di sovrapproduzione di capitali. Fondamentalmente abbiamo un sistema che sovrapproduce, lavora, diciamo, con capacità produttive talmente alte che praticamente va in una crisi di valorizzazione di questi capitali e quindi ha bisogno di distruggere. Ovviamente non c'è solo la distruzione dovuta alle bombe, è una distruzione che è proprio all'interno del sistema. Io faccio sempre l'esempio della produzione del cibo. Si produce cibo per 12 miliardi di persone, noi siamo 8 miliardi di abitanti su questa terra, ma c'è circa 1 miliardo di persone che non ha cibo a sufficienza. Quindi circa metà di questo cibo viene prodotto e viene distrutto fondamentalmente, come se fosse, diciamo, fondamentalmente una guerra. E si utilizzano le risorse naturali, si utilizza il 70% dei combustibili fossili per produrre tutta questa quantità di cibo e l'85% delle risorse idriche. Però poi sappiamo che ci sono aree del mondo che non hanno acqua a sufficienza. Quindi questo è un sistema che produce e deve distruggere. E ovviamente si creano all'interno di questo sistema anche dei rapporti di forza. Sono dei rapporti di forza tra aree produttive che beneficiano, che si appropriano di queste risorse, e aree produttive più deboli.
Quello che stiamo vivendo in questi anni è che praticamente si è rotto un equilibrio ed era l'equilibrio dominato dall'economia statunitense e del dollaro. Questo meccanismo si è inceppato con la crisi finanziaria del 2008 e aree produttive come la Cina, come paesi emergenti che molto spesso vengono indicati BRICS, hanno capito che fondamentalmente devono in qualche modo sganciarsi dal dominio del dollaro e questo ovviamente produce una instabilità molto forte. Una instabilità che in particolare è iniziata sia, abbiamo visto durante la pandemia, alcuni paesi che sono usciti prima dalla pandemia da Covid, alcuni paesi che sono usciti prima dalla pandemia hanno potuto beneficiare delle filiere produttive che si rimettevano in moto e altri paesi sono rimasti diciamo, a bordo campo. C'è stata una sorta di guerra dei chip elettronici che ne hanno beneficiato alcuni settori economici a discapito di altri, per esempio il settore dell'informatica diciamo, a discapito di quello dell'automobile. E poi si è accelerato questo processo con il ritiro improvviso, abbastanza repentino, degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Un ritiro che in qualche modo gli Stati Uniti non hanno nemmeno in qualche modo concordato con gli alleati, che però ha fatto vedere al mondo la debolezza, del gigante statunitense. Teniamo presente che la guerra in Afghanistan era una guerra, in qualche modo si sapeva che diciamo, l'intervento nel 2001 in Afghanistan sarebbe stato un intervento che avrebbe in qualche modo che avrebbe portato diciamo, poi alla fine alla situazione del 2021, però gli Stati Uniti sono riusciti a tenere l'esercito 20 anni in Afghanistan con tantissime vittime sia nell'esercito statunitense sia ovviamente la popolazione civile. E questa è stata una grande operazione di quell'apparato industriale e militare statunitense, che è il traino dell'economia degli Stati Uniti e che quindi poi a cascata è il traino dell'economia mondiale, che pur sapendo che in Afghanistan ci sarebbe stato un ritiro vergognoso, è riuscito in qualche modo a far mantenere l'esercito in Afghanistan per 20 anni, perché sapeva che nessun presidente si sarebbe preso l'onere di portare via diciamo, l'esercito in modo vergognoso da parte dell'Afghanistan in Afghanistan. E quindi molti dei paesi, alcuni paesi, tra cui la Russia e l'Iran, hanno visto che c'è una forte debolezza diciamo, degli Stati Uniti e dei propri Mario, ti alleati. fermo un secondo, gira appena di 2 centimetri lo schermo che fa un riflesso, no, dall'altra Sì. parte, forse dall'altra parte. Sì, ecco, Ecco, così, così, esatto, fra un po' perfetto, arriva. perfetto. Sì, chiedo scusa. Ecco, e infatti poi l'intervento in Ucraina è figlio di questa debolezza che ha messo alle corde fondamentalmente l'Europa. L'intervento in Ucraina è fondamentalmente la guerra è un evento che dal 2014 si sapeva benissimo che diciamo, in qualche modo sarebbe scoppiato quel conflitto ed era fondamentalmente un conflitto contro l'Europa che in questo momento è l'anello debole a livello internazionale nella filiera produttiva, nella riorganizzazione di tutte le filiere produttive insomma, che stanno in qualche modo si devono riorganizzare, sia perché i combustibili fossili verranno in qualche modo, ovviamente sono sempre ovviamente massicciamente utilizzati, ma in qualche modo si cerca di sganciarsi dai combustibili fossili e non solo per motivi dovuti all'ambiente e soprattutto alla necessità di avere dei metalli di transizione ecologica di cui soprattutto la filiera elettronica ha bisogno. E quindi poi abbiamo visto dopo l'Ucraina i conflitti in Africa, che sarà un terreno di scontro nei prossimi anni fortissimo, perché l'Africa, diciamo, è un continente ricchissimo di risorse naturali, ma povero dal punto di vista economico, quindi diventa facile preda degli appetiti internazionali. E quindi poi il conflitto storico tra israeliani e palestinesi a cui stiamo vedendo. Quindi abbiamo una società che fondamentalmente è basata proprio sulla guerra. E ovviamente vengo alla questione della ricerca. Ovviamente la ricerca, un mondo di cui faccio parte, che cos'è? È
l'estrazione in astratto e l'estrazione della conoscenza, l'interazione tra l'essere umano e la natura. Però ovviamente questo avviene sempre in un contesto economico-sociale che ovviamente è quello del capitalismo. E se nel momento in cui il mondo della ricerca ha bisogno di finanziamenti e se fondamentalmente i settori di traino più forti sono quelli legati al settore militare, è ovvio che alla fine le ricerche che in qualche modo diventano preponderanti, più forti, sono ovviamente quelle legate al settore, diciamo, a settori in qualche modo militari. Questo è un processo che avviene da tantissimi anni ed è particolarmente evidente sempre di più in Italia, perché l'Italia ha una debolezza economica molto forte, ha fondamentalmente tre multinazionali che sono Leonardo, Fincantieri ed Eni. E quindi è ovvio che sono tutte in qualche modo legate, l'ENI in particolare diciamo, agli equilibri geopolitici, ma Leonardo e Fincantieri diciamo, al settore militare, quindi aerospaziale, cantieristico navale, ed è ovvio che in qualche modo sono anche gli attori che possono in qualche modo condizionare la ricerca applicata in Italia. Quindi io come scienziato diciamo che cerca di lavorare per il disarmo e per la pace, vedo che fette di ricerca sempre più importanti diventano ad appannaggio di settori che sono in qualche modo direttamente o indirettamente legati al settore militare. Venendo poi al territorio, noi sappiamo benissimo che le aree diciamo militari come Camp Darby, come giustamente facevi notare, vengono percepite dalla popolazione come diciamo, sorgenti economiche, danno da lavoro, diciamo, personale. In realtà invece noi sappiamo da studi che abbiamo fatto anche nel corso degli anni che impoveriscono il territorio. Oltre ovviamente al ruolo pesante che hanno sul territorio, diciamo Camp Darby in particolare, sugli scenari che hanno, diciamo, sui scenari storici che hanno condizionato l'Italia, strategia della tensione, per esempio, i magistrati italiani che indagavano sul ruolo di Camp Darby nella costruzione della strategia della tensione non hanno potuto indagare, non sono potuti entrare fisicamente dentro Camp Darby, territorio statunitense, di fatto è una base USA, quindi è territorio statunitense. Diciamo in Italia, il ruolo anche indiretto nel Moby Prince, per esempio, è stato abbastanza diciamo, evidenziato, su cui però ovviamente non c'è una verità giudiziaria, e quindi noi sappiamo che queste realtà impoveriscono il territorio invece che arricchirlo. È ovvio che la percezione poi della popolazione è molto bassa, nel senso che noi non percepiamo il fatto che siamo in una, diciamo, in un'economia di guerra, non percepiamo il fatto che la realtà, il fatto che appunto quello che noi possiamo riuscire a mettere nel piatto dipende da equilibri che sono basati su dei conflitti, molto spesso su rapine, e chiedo scusa, No, diciamo, no, capisco. l'effetto del sole. Ecco, quindi diciamo, tutto questo combinato fa sì che fondamentalmente noi ci muoviamo come sonnambuli in una realtà che può, diciamo, esplodere in un conflitto, ovviamente, da un momento all'altro. Si mettono anche a rischio sul piano della sicurezza, perché fra il passaggio di armi e il porto nucleare i cittadini non sono molto sicuri. Esatto, questo è un aspetto che purtroppo è estremamente delicato. Noi sappiamo che dentro il porto di Livorno arrivano navi a propulsione nucleare e di fatto non c'è un piano di emergenza nel caso di incidente. Che io sappia, l'unica realtà che in Italia ha predisposto un piano è la città di Napoli, perché appunto Napoli ospita una base NATO, USA e NATO abbastanza importante. Nel 2006 ha emanato un piano di emergenza nel caso di incidente. Poteva essere recepito con le dovute eccezioni, con le dovute modifiche dalle varie aree, ma questo non è stato fatto. Di fatto,
diciamo, i comitati cittadini che si sono mobilitati nel corso degli anni contro il Camp Darby hanno cercato in qualche modo, diciamo, nei confronti delle istituzioni locali di avviare un processo di costruzione di un piano di emergenza, ma questo di fatto non è mai Mi stato pare effettuato. che abbiano anche ammesso che un piano di emergenza esiste, ma è nel cassetto, nessuno lo ha visto e c'è Sì. una complicità anche delle istituzioni locali, della protezione civile, evidentemente. Sì, assolutamente. Tra l'altro, nel 2000, ottobre 2021, vado un po' a memoria, alcune organizzazioni, in consiglio, organizzazioni politiche in consiglio comunale hanno presentato una mozione, tra cui c'era anche la questione del rischio nucleare di dover intervenire per informare la popolazione, ma di fatto una mozione votata poi a maggioranza, anche dalla maggioranza, scusate il gioco di parole, ma che di fatto poi non ha avuto nessun seguito. Quindi in realtà abbiamo un buco completamente scoperto, probabilmente perché non si vuole allarmare la popolazione, ma diciamo, fondamentalmente è molto più allarmante il fatto che si taccia il fatto che entrino navi a propulsione nucleare nel porto commerciale di Livorno. Sappiamo che in questo momento col conflitto in Israele e in Palestina ci sono sommergibili nucleari militari che stanno navigando nella zona e che quindi faranno tappa nei porti italiani, e però su questo non trapela nulla, ovviamente sia per la sicurezza. Ovviamente questi sommergibili nucleari non è che dicono dove andranno magari diciamo, a posizionarsi, però il fatto che comunque poi le istituzioni tacciano su questo pericolo ovviamente lascia molto più diciamo, inquieti su quelli che possono essere i potenziali pericoli della situazione attuale. Sì, è una situazione abbastanza inverosimile, anche perché di porti nucleari, se non erro, ce ne sono almeno 11 in Italia e nessuno, a parte Napoli, come dicevi, è dotato di un piano di emergenza. Forse a Trieste è stato fatto qualcosa in più, sempre grazie ai comitati cittadini, ma la situazione è pazzesca, perché direi che praticamente ci tacciono i rischi che corriamo. E al contrario ci raccontano che l'economia va bene, che tutto funziona e si discute di piani economici, invece di dirci che cosa succede. C'è sicuramente una connivenza molto forte, anzi una colpa molto forte del giornalismo. Giulietto Chiesa lo chiamava giornalismo di conserva, proprio perché invece di fare la professione che dovrebbe fare ci racconta tutt'altro. Sì, ma infatti guarda, basta vedere, diciamo, anche la discussione intorno all'ultima finanziaria stata presentata dal governo. È una finanziaria di guerra fondamentalmente, segue sul solco già tracciato da Mario Draghi, quello di aumentare le spese militari in modo però occulto, ovviamente. Noi sappiamo che le spese militari stanno aumentando perché ce lo dice uno dei centri di ricerca più autorevoli del mondo, che è il SIPRI. Tra l'altro su www.sipri.org si possono andare a reperire tutte le informazioni, ma di fatto sull'economia, diciamo, civile, non di guerra, effettua dei tagli proprio per permettere diciamo, la possibilità di aumentare le spese militari. Questo perché l'Italia purtroppo si trova in una doppia, diciamo, schiacciata da una doppia realtà sovranazionale: una è la NATO e l'altro è diciamo, è l'Europa Unita. La NATO impone in qualche modo di aumentare le spese militari, in realtà di fatto con le guerre in atto quello che dice è che l'Europa sta diventando diciamo, una forza anche militare, oltre ad essere stata tradizionalmente una forza economica che ha beneficiato della protezione dell'alleato statunitense, sta diventando diciamo, anche una potenza militare per difendersi dallo scontro in questo momento, dalla terza guerra mondiale che è in atto. E quindi, e questo è un aspetto, appunto, la NATO è un aspetto e ti chiede di aumentare le spese militari. Dall'altro, l'Europa Unita, la UE, ha
guida tedesca impone all'Italia il fiscal compact, quindi praticamente delle finanze estremamente rigide, quindi di non poter sforare sul debito di cui l'Italia viene fortemente incolpata, e quindi di fatto quello che succede è che devi tagliare sulla spesa sociale per aumentare le spese militari, proprio quello pari pari che ha fatto il governo attuale, il governo Meloni. Ma è quello che avrebbe fatto il governo Draghi, è quello che avrebbero fatto tutti i governi anche a guida PD o di qualsiasi colore. L'Italia sta all'interno di queste organizzazioni sovranazionali e quindi paga il prezzo della sua posizione gerarchica, ovviamente non all'apice, ma a livello intermedio, paesi di serie B all'interno di queste organizzazioni, e quindi quello che vediamo è di fatto che fondamentalmente ci potremo curare sempre meno, le scuole saranno sempre più depotenziate, ci saranno sempre di più dettagli agli stipendi, anche se qualcuno fiscale, recupero qualcuno fiscale ci vogliono dire il contrario, ci sarà un taglio alle pensioni e allo stato sociale in generale, al welfare in generale. E quindi la percezione di questa situazione purtroppo è molto bassa, perché nel corso degli anni, come abbiamo visto, la percezione del fatto che viviamo comunque in una società che è strutturata per la guerra è stata sempre bassa, e quindi di conseguenza non ci possiamo aspettare in questo momento, a livello di masse popolari, chissà quale presa di coscienza. Quello che vedo di positivo è che ci sono molti giovani che si stanno facendo moltissime domande, che hanno cominciato con l'ambiente e che stanno ora in questo, anche aggiungendo anche la questione della guerra. Io nei miei interventi, quando mi chiamano a parlare di questioni su guerra e ambiente, dico: guardate che un aspetto che la mia esperienza di un po' di anni mi porta, in qualche modo, ad analizzare è che fino agli anni Ottanta la nostra generazione è vissuta con la paura di un olocausto nucleare dovuto alla guerra fredda. I due blocchi, che erano due superpotenze militari, potevano in qualsiasi momento scatenare una guerra nucleare. Con il 91, con il crollo dell'Unione Sovietica, di fatto la paura di una guerra nucleare, è sparita, non se n'è più parlato, appunto i giornalisti non ne hanno più parlato. In realtà invece il pericolo di guerra nucleare è aumentato, proprio perché il controllo di due superpotenze è venuto meno e l'allargamento orizzontale di possesso di ordigni nucleari è aumentato. E faccio sempre l'esempio di una situazione di crisi internazionale che è molto pericolosa, di cui si parla poco, che è la tensione tra Pakistan e India. Ci sono studi che hanno fatto le simulazioni di un possibile conflitto tra Pakistan e India. Tra l'altro, molti di questi studi facevano notare che il ritiro delle truppe dall'Afghanistan poteva essere un motivo scatenante di questo conflitto. Essendo due potenze nucleari, la possibilità che utilizzino ordigni nucleari è molto alta, e questo comporterebbe non solo la morte, ovviamente, di milioni e milioni di persone. È ovviamente un disastro a livello planetario, ma porterebbe anche dei cambiamenti climatici fortissimi, accelererebbe quasi un secolo il cambiamento climatico che oggi noi vediamo lentamente. Quindi guerra, ambiente sono strettamente legati, e quindi vedo in qualche modo, la speranza mi viene proprio dai giovani che stanno prendendo coscienza purtroppo di un mondo estremamente fragile, di un mondo che in qualche modo mette a rischio anche proprio l'esistenza della specie umana e delle specie viventi. Ecco, io non voglio essere catastrofista e indurre alla depressione, però effettivamente in questo momento mantenere una lucidità su ciò che sta avvenendo e capire quando gli attori che portano le guerre si fermeranno e quando troveranno un equilibrio, questo in questo momento è abbastanza difficile da riuscire in qualche modo a capire. E quindi mantenere appunto la lucidità, partecipare alle manifestazioni, essere in piazza e cercare appunto di trovare in qualche modo una sponda, in chi, vuole comunque un mondo diverso, un mondo basato sul rispetto
tra gli individui, tra gli esseri umani e non, cioè un mondo basato sulla cooperazione e non sulla competizione nel quale il capitalismo ci ha piombati. Grazie, bel messaggio. Mario, tu frequenti l'università, quindi se respiri quest'aria dai giovani è un bel messaggio quello che ci stai dando. C'è un altro punto che i lavori infrastrutturali, perché nei decenni scorsi hanno fatto dei lavori infrastrutturali intorno a varie basi statunitensi e NATO in Italia. Per esempio, ora parlavamo di Pisa-Livorno, lì hanno allargato talmente tanto l'estensione della base, ma anche tutti i lavori infrastrutturali intorno, evidentemente però non a vantaggio dei cittadini, a vantaggio della mobilità della base. Adesso è diventato come un territorio per il quale si esce dall'autostrada e si entra quasi direttamente nella base militare. E poi c'è la questione dell'aeroporto militare anche. C'erano i segnali per capire dove stavamo andando, no, Mario? Assolutamente sì, anche perché poi la base di Camp Darby è la base logistica più importante, più grande degli Stati Uniti fuori dal territorio statunitense, ovviamente copre tutto il Mediterraneo e appunto le infrastrutture devono essere ammodernate periodicamente proprio perché la logistica ha bisogno di trasporti che siano estremamente funzionali. L'area di Pisa da questo punto di vista è l'ideale per una, lo dico tra virgolette, per una base come quella di Camp Darby perché appunto l'aeroporto, il porto, un territorio enorme di stoccaggio, la base stessa e quindi avere tutta, diciamo, questa infrastruttura di trasporti integrata. Ovviamente fa sì che la base di Camp Darby è strategica per gli Stati Uniti, ma ovviamente è anche un bersaglio per gli altri paesi. Quindi non, diciamo, voglio dire, non mi sembrerebbe strano che ci sia magari un missile nucleare puntato contro la base di Camp Darby, per esempio, da parte di appunto, la Russia o altre potenze. Tutte queste infrastrutture vengono poi ammodernate con i soldi pubblici. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente, nel senso che poi quando si dice non ci sono i soldi per mettere in sicurezza il territorio perché appena arriva, diciamo, una pioggia un po' più forte del normale, crea disastri, perdite di vite umane, diciamo, è territorio che finisce sott'acqua, però i soldi per le infrastrutture militari si trovano sempre. Esatto, magari per la sicurezza dei lavoratori no. E fra l'altro non è che c'è qualche collegamento, sono anni che si trascina la questione dell'aeroporto a Firenze, non è che fa comodo ai militari che non ci sia più l'aeroporto civile a Pisa e che venga fatto a Firenze o è un'idea sbagliata la mia? No, questo se n'era accennato anche in passato, che l'aeroporto poi di Pisa possa diventare, diciamo, un rapporto fondamentale, in realtà è nato come aeroporto militare. In realtà poi quello che abbiamo visto è che negli ultimi 20 anni, diciamo, con lo sviluppo delle compagnie low cost, il turismo, quindi la parte civile, preso, ovviamente, essendo economicamente molto forte, ha preso un po' il sopravvento diciamo, sull'infrastruttura militare. Ma in realtà poi avere un aeroporto vicino come quello di Firenze potrebbe essere appunto di aiuto nel rendere uno di tutto, quasi tutto militare se c'è bisogno e avere la sponda di Firenze per l'aeroporto civile. Siccome l'aeroporto di Firenze è un'opera talmente assurda che è anche difficile capire perché sono anni che la sostengono, però effettivamente poi a pensar male si sbaglia, però molto spesso si vede giusto, ecco, parafrasando un famoso politico della Prima Repubblica. E cioè non si capisce del perché devono mantenere in piedi il progetto dell'aeroporto di Firenze. E in realtà, appunto, l'ipotesi che tu avanzavi potrebbe essere abbastanza anche realistica. Per chiudere, per Mario, però io ti richiamerò senza aspettare che scoppi un'altra guerra, perché sei stato molto bravo ad aiutarci a unire un po' di puntini. L'Unione Scienziati per il Disarmo, quanto è preoccupata per la questione nucleare in questo momento?
Molto preoccupata, noi abbiamo tenuto congresso ai primi di ottobre a Castiglioncello, ogni 2 anni teniamo un congresso ospitato dal comune di Rosignano e le preoccupazioni sono fortissime, ovviamente sono fortissime, mai come in questo momento, ma non solo perché lo dice l'Unione di Scienze di Pellisermo, ma perché organizzazioni internazionali che in qualche modo monitorano il pericolo di una guerra nucleare, probabilmente dal 1945 siamo un momento più vicino a diciamo, un pericolo nucleare, probabilmente abbiamo superato anche quello che è il picco massimo che è stata la crisi dei missili a Cuba nel 62. Oggi sappiamo che probabilmente allora non era così, non, diciamo, la crisi non era così evidente come fu presentata. Oggi noi stiamo vivendo questo momento e sappiamo che non c'è un fattore di crisi solamente come fu allora a Cuba, ma ne abbiamo tantissimi di fattori di crisi, l'Ucraina, la guerra israelo-palestinese, altre aree del mondo che sono in qualche Le modo. dichiarazioni del ministro che ha detto che si potrebbe usare la bomba atomica su Gaza. Sì, ecco, questi balloon d'essai, no? Queste appunto queste uscite post-temporanee che non sono così calate, diciamo, non sono così, come devo dire, frutto di qualcuno che a un certo punto si sveglia, diciamo, lo racconta. Il fatto che comunque viene veicolato un messaggio di potenzialità di utilizzo di un ordigno nucleare, poi dall'altro in un territorio che appunto è al confine, cioè è un territorio in cui ci sono israeliani e palestinesi e quindi avrebbe comunque un effetto distruttivo su tutti e due i contendenti, però il fatto che si dica in qualche modo è un messaggio che viene introdotto per qualche modo per abituare l'opinione pubblica a appunto diciamo, allo scoppio di un ordigno nucleare. Ecco, quindi diciamo, i pericoli appunto sono evidenti anche perché sappiamo che in questo momento ci sono delle guerre, diciamo, delle potenze nucleari che stanno diciamo, impegnate in conflitti armati e che potrebbero pensare a una soluzione nucleare come diciamo in qualche modo come estrema ratio in un conflitto se dovesse magari impantanarsi, o anche per ma mandare un messaggio magari agli Stati Uniti o qualche altra potenza. Ecco, quindi in qualche modo i pericoli sono fortissimi e bisogna essere appunto lucidi in questo momento nel cercare in qualche modo di stimolare l'opinione pubblica a prendere atto, a prendere coscienza della situazione difficile che stiamo vivendo. Assolutamente, e sperare nella diplomazia in questi paesi come anche Cina e Russia che stanno cercando di avanzare con la forza della diplomazia invece che con le armi. Mario, grazie, arrivederci alla prossima volta, torneremo a chiamarti, grazie per la tua disponibilità. Grazie Jeff, e sono ovviamente sempre disponibile a interloquire con te quando vorrai. Grazie, grazie. Grazie, Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima volta.